Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove continueremo a trattare l'equilibrio di mercato concorrenziale. Finora abbiamo visto l'esercizio che riguardava l'equilibrio senza tasse, senza sussidi e senza imposizioni, poi abbiamo visto un esercizio nel quale abbiamo applicato un sussidio ed oggi andremo a vedere un esercizio sul quale applicheremo una tassa. Inoltre andremo a vedere poi successivamente anche lo studio della traslazione dell'imposta operato dal produttore sul consumatore ed andremo a vedere anche le implicazioni dell'elasticità in questo discorso.